e abbiamo appunto Eric Custace che ci farà vedere ancora qualche anno questa macchina, che come te non è una macchina che fa acrobazia aerea, non la fa e non è in grado di farla. Però abbiamo detto che il lavoratore principale non è messo in modo da motore, praticamente è un libero di girare con la forza del vento. Ripeto che soltanto al decollo c'è una presa di potenza che consente al rotore di raggiungere la velocità tale e tu poi staccando con la frizione, staccando la presa di potenza al rotore, viene passata alla linea posteriore che dà la spinta. Ecco, lo vedete, molto bello. Ecco, questa macchina, lui mi può salutare tranquillamente. Bravo Eric Custace. Andate pure a Caposile a vederlo da vicino, a Caposile potete anche togliere la soddisfazione di effettuare dei voli, sempre che il club Padre Vagabonde con piloti come Eric Custace. Ed eccolo che si avvicina, lentamente si avvicina anche a noi, e mi guarda e mi saluta senza... Bravo Custace, bravo, ci fate vedere una macchina che per la prima volta sul cielo di Jesolo si è presentata con questa macchina. Ricordo, può sembrare strano, ma quel rotore che gira è l'equivalente di un'ala di aeroplano, in tutti i sensi. Quindi lui, per variare il suo assetto, varia l'incidenza di quest'ala, per cui può salire o discendere o girare a destra o a sinistra, come se usando una croce agisse sui comandi di un velivolo normale. Si appresta quindi a lasciare il cielo di Jesolo.
Stefano che saluta e lascia il cielo di Rieto. Grazie Enrico, grazie della tua presenza e ci rivedremo presto. Amici di Rieto, da 18 anni l'Aeronautica Militare, le frecce di colori ci regalano le emozioni e le loro esibizioni in volo.